Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo tutorial dopo un po' di tempo che mi sono preso di pausa. Vorrei spiegarvi come ho creato questo tipo di intro, visto che sono in parecchi che me l'hanno chiesta e ho deciso di farvi vedere come l'ho creata. L'intro in questione è questa. Creato le cellule del sangue con il fattore spline, ho creato le scritte e poi alla fine quest'ultima parte del 74 che distrugge tutto. Andiamo subito a crearlo con il nostro Cinema 4D. Innanzitutto per farvi vedere come funziona, in parole povere, andiamo subito a fare una cosa abbastanza semplice, un cerchio, creiamo con le spline, mettiamo un rettangolo così capiamo bene, mettiamo un'elica per far effettuare le cellule. Creiamoci un oggetto, un solido, per esempio la sfera. In questo caso poi andremo a creare la cellula, però adesso ci interessa giusto per vedere com'è la meccanica. Andiamo un po' a ridimensionarla più piccola. Facciamo da 7 cm. Andiamo sul modulo MoGraph, prendiamo il clona e andiamo a rendere figlio la sfera del clona. Ora andiamo su oggetto, clona e mettiamo la nostra elica. In modo che mettiamo conto, io adesso metto 100 e abbiamo la nostra clonazione sull'elica. A questo punto dobbiamo andare sempre lasciando acceso il clona su MoGraph, effettuatori. E prendiamo spline. In questo modo abbiamo le nostre due spline che abbiamo creato prima, il nostro cerchio e il quadrato. A questo punto dobbiamo cercare di dobbiamo trasferire le sfere che sono sulla nostra elica dal prima al cerchio. In questo caso voglio fare prima al cerchio e poi dopo al quadrato, che sarebbero poi in sostituzione delle scritte che all'inizio della mia era Mr. Toma e il secondo era il tutorial. Questa la rinominiamo, facciamo cerchio. Andiamo sul nostro effettuatore spline e prendiamo il nostro cerchio e lo mettiamo su spline. Ok, vedete, a questo punto l'animazione, diciamo, con la base sarebbe andando a abbassare la forza, ritorna sull'elica. Aumentando la forza dell'effettuatore si trasferiscono sul cerchio, che nel caso poi dopo sarà per esempio Mr. Tom. Ora per fare anche sempre elica al quadrato dobbiamo andare a creare tenendo sempre acceso il clona, MoGraph, effettuatori e prendiamo una seconda spline, effettuatore spline. Questo lo rinomino quadrato. A questo punto sempre spline quadrato, prendo il nostro quadrato, prendo il rettangolo, infatti l'ho chiamato quadrato ma in realtà era rettangolo. Comunque vabbè, l'importante è che ci siamo capiti. Questo cosa succede? Adesso se noi andiamo a abbassare la forza del nostro cerchio che abbiamo fatto iniziale della prima spline, andiamo sul quadrato. Se noi abbassiamo la forza adesso del quadrato, loro ritorneranno sempre sull'elica. Ok? Bene. Sempre sul modulo di output, per settare già le opzioni di rendering.
Anti-aliasing, migliore e animazione. Aumentiamo i secondi. In questo caso adesso ho selezionato i secondi. Se volete vedere i fotogrammi, basta andare su modifica, preferenze, andare su unità e qui per esempio cambiare i valori delle scale, tipo in centimetri, metri, quello che volete. Io lascio in centimetri, qui ho messo i secondi, di solitamente appare fotogrammi. Se volete cambiare, basta che venite qui. Detto questo, iniziamo. Creandoci i nostri due testi con testo spline. Io metto per esempio adesso Toma, faccio tutti i maiuscoli, lo rinomino, creo una seconda spline. Senza tanto qui prenderla di nuovo con semplicemente il command premuto o control in Windows, trascino giù e duplico. In questo caso metto tutorial. Rinomino qui. Metto tutto. Ok. Magari il tutorial, visto che sarà la seconda scritta che apparirà, la metto un pochino più indietro, giusto per non farli sovrammontare così non si capisce niente. Prendo la seconda spline, sempre l'elica. Ora qua però vado un po' a modificare i parametri dell'elica, mettendo per esempio sull'angolo iniziale. Gli facciamo fare un altro giro, facciamo meno 300. Abbasso anche magari l'angolo, facciamo di 80. Ok, sposto un pochino fuori. Bene, poi allora a questo punto adesso iniziamo con il creare la cellula. Spegniamo tutti questi. Andiamoci a creare la nostra cellula. Prendendo, io in questo caso prendo un cilindro. Abbasso l'altezza, lo porto a 10. Il raggio faccio 5. Nell'altezza 5. Facciamo 4. Ok, diminuiamo, io diminuisco un po' i segmenti, porto 10, vediamo com'è. Va bene. Ora, il nostro cilindro, cliccando qui, lo rendo modificabile oppure con le scorciatoie, ma io lo faccio prima. Ora prendiamo, andiamo su selezione le facce, scusate, andiamo su selezione e prendiamo selezione loop, clicco qui, lo shift in questo caso, le selezioniamo tutte e due, tasto destro, estrudo internamente e le estrudiamo in questo modo. Ora riseleziono sempre il nostro loop. E vado un pochino ad abbassarlo. La stessa cosa faccio con il loop sempre. Però ora lo tiro un pochino in fuori. Ok? Andiamo su seleziono, seleziono tutto. Tasto destro,
Ottimizza. A questo punto ritorniamo sulle nostre linee e possiamo scalarle. Ok. Andiamo sempre sull'oggetto, scaliamo un pochino. Andare ancora un pochino qui, sempre loop. E lo bombiamo un po'. Bene, ora andiamo su Hypernoobs e rendiamolo figlio. A questo punto abbiamo la nostra cellula. Magari spegnendo questo ancora ritorniamo su loop. Ok, meglio. Adesso andiamo a crearci il materiale su file. Andiamo su Shader e prendiamo il Chen. Lo apriamo, che è già abbastanza molto simile al materiale che si usa per fare la cellula. Dato che è molto simile, ho usato questo. Cambiamogli solo un po' i colori, andando su gradienti. Tendiamoli tutti al rosso. Proviamo ad applicarlo. Ora qui è grosso il nostro materiale, dato che l'oggetto è piccolo. Poi andiamo su. Diffusione, abbassiamo 50%, andiamo su rugosità e scaliamo al 5 e si inizia già a notare. Facciamo anche molto meno ancora, 2 direi anche 1,5. Ok. Direi che vada abbastanza bene, cioè magari ancora grosso, facciamo di uno, boom. Bene, meglio così. Anche qui magari scurisco appena appena. Ok. Abbiamo creato la nostra cellula. A questo punto, una cosa che ci resta da fare è quella di, come abbiamo detto prima, selezioniamo il nostro modulo MoGraph, clona e portiamo sotto dentro il clona l'Hypernoobs. Facciamo in questo caso lo rinomino cellula. Ok. Fatto questo, come vi ho spiegato prima, clona, andiamo su modo oggetto, prendiamo la nostra elica e la inseriamo, trasciniamola dentro l'oggetto. Aumentiamo il modo conto facendo 300. Ora sempre con il clona. MoGraph, effettuatori, spline e la rinomino Toma.
tenendola sempre accesa, prendo la nostra spline toma e la trascino dentro la spline effettuatore. A questo punto dobbiamo usare modo segmento, usa indice, distanziamento pieno. Ok. A questo punto, se noi andiamo già, vedete, ad abbassare come abbiamo fatto prima la forza dell'effettuatore, ritornerà sempre sull'elica. Ora andiamo a creare un altro, sempre accendendo il clona, MoGraph effettuatore, spline, in questo caso lo rinomino tutto. Prendo il nostro stesso spline, e lo inserisco nella spline. Sempre modo segmento, distanziamento pieno. E abbiamo anche il nostro tutorial, i due testi, diciamo. Vedete? Poi ognuno vabbè, fa come vuole lui. In questo caso, perché adesso se io abbasso la forza di questo del tutorial, testo, tutto, ritorna su Toma perché Toma ancora tutta la forza. Se io abbasso anche questo, ritorno su tutto, alzando la forza, passeranno direttamente all'ultima parte, tutorial. Ok, ora animiamo. Aumentando mi sono dimenticato di farlo prima. Facciamo di 10 secondi. Ok, e partiamo dall'animazione toma. Spostiamoci di 3 secondi, 2 secondi. Command o control. E mettiamo un keyframe. Mettiamo così, 3 secondi, sì, va bene un po' così di distanza e aumentiamo tutta la forza, sempre command, teniamola a vista per non so 2 o 3 secondi. Riaccendiamo un keyframe e la riportiamo a 0 e un altro keyframe. Abbassiamo un po' tutto questo. Se mi di norma meno 12, 13, ma anche 15 secondi per una intro vanno anche bene. 10 forse sono un po' pochini. Comunque. Giusto per avere il tempo di chi la guarda, cosa succede. Se è troppo corta non si vede bene. Bene, fatto questo passiamo al secondo. Lasciamogli un po' di tempo sulla spline, sull'elica. Facciamo così. Accendiamo la forza, col command sempre. E la portiamo a 7 secondi. E un altro keyframe. Meno di vediamo com'è. Ok, ora possiamo giocare sempre sugli effettuatori che possiamo mettere, andando sempre su clona,
acceso, effettuatori, mettiamo il solito casuale, andiamo sugli effettuatori, sul parametro casuale, abbassiamo di poco adesso, qui siamo a 0 con i secondi, facciamo di 20. Sì. Mandiamo avanti nel tempo fino a che si trasferiscono, che iniziano a muoversi. Facciamo 65, va bene. Sempre con comando control, clicchiamo su una delle P e si accenderanno tutti per selezionarli tutti e diamo keyframe. Quando sta per mettersi sul testo, abbassiamo di un po' i valori, per esempio vediamo 10, se è abbastanza, se non vuole che siano troppo sfalsate, che poi non si capisce bene la scritta. Infatti è troppo, facciamo di 8 i valori, 8 centimetri di spostamento. Già, forse anche meno. Poi vedete voi, io comunque il trucco è questo, di cercare di non farla troppo lineare la linea, diciamo la spline non troppo delineata, se no sta male. Ok, selezionateli sempre tutti e gli diamo il keyframe. Ok, a questo punto ci spostiamo prima che che ritornino sulla spline rotatoria e magari da qui keyframe ancora. Aumentiamo di nuovo i parametri che erano 20, giusto? Mi sembra di sì. Riportiamoli al valore un po' sfalsato, che così almeno sta bene anche sulla rotatoria, sulla molla. Ok, aspettiamo, spostiamoci nel tempo dove ancora poi riprenderanno per andare sulla seconda spline. Da qui accendiamo con le keyframe. Quando saranno quasi appoggiate, riportiamoli a 5. In base a più come vi piace a voi. Ok. Vediamo come viene. Sempre meglio controllare prima. Ok, ora è tutto molto meccanico, lineare, però adesso andiamo a giocare sempre su quel fattore del mograph e degli effettuatori. Intanto ancora con il clona, mograph, effettuatore, mettiamo il ritardo, andiamo sul effettuatore, mettiamo armonizza o molla come volete voi. Aumento un po' la forza. Ok, ora possiamo anche giocare su questo fatto. Far per esempio ruotare sempre la molla. Facciamo le coordinate, andiamo su le coordinate dell'oggetto, clicchiamo su la R, RB e diamo un keyframe. Spostiamoci fin dove
poi andrà di nuovo sull'ultimo testo che poi dopo non si trasferirà più. Fino a qui e facciamola ruotare. Facciamo 500 gradi. Diamo un keyframe. Ora, tasto destro senza muoversi da qui, tasto destro sulla B, animazione, mostra F curve. Clicchiamo il primo keyframe, in questo caso che sarebbe da 0, che sarebbe a questo. Questa è tutta l'animazione della spline. Per non lasciarla così, che praticamente parte da 0, va piano, rallenta fino ad andare su, la dobbiamo far lineare. Quindi tasto destro sul keyframe e facciamo lineare. A questo punto l'animazione sarà la rotazione che gli abbiamo dato all'elica, sarà sempre lineare. Vediamo. Ok. Ora giochiamo anche magari sulle varie proprietà, per esempio accendiamo questi, 2, 3, 4, spostiamoli fino a qui, alla fine della rotazione. O magari no, aspetta, giochiamo nel tempo. Fino a qui, dove inizia a staccarsi la prima volta, tutte le cellule. Magari aumentiamo questo. Possiamo abbassarlo, poi ognuno varia come meglio preferisce. Torniamo a zero. Da qui, prima che ritornano di nuovo le cellule sull'elica, gli diamo di nuovo un keyframe. Fino a che si stanno per staccare. Magari aumentiamo in qualche giro. Possiamo anche abbassare questo. Adesso io sto facendo un po' casaccio, tanto. Via così. E selezioniamo il keyframe. Ok. Per non lasciarle troppo ferme sui testi, vedete? Sono troppo ferme, bloccate. Possiamo andare sulle spline che abbiamo sugli effettuatori spline. Andiamo a cercare. Andiamo su animazione, mostra F curva, vedete qua è troppo piatta, possiamo mettere magari, andiamo in mezzo tra, che succede? Vedete che sono ferme perché la linea è dritta. Se noi adesso per esempio andiamo ad aggiungergli un altro keyframe, aggiungiamo un altro keyframe, possiamo per esempio spostarlo proprio di poco,
vedrete che si spostano, non staranno più ferme, guardate. Ok, poi in base a ognuno. Chiaro che più si aumenta e più poi dopo si rischierà di perdere la forma. Ok, guardate. Stessa cosa facciamo anche di lì, con la seconda spline. Ok, andiamo su tutto. Questa la chiudiamo. In questo caso, essendo l'ultima animazione, andiamo magari un po' più avanti. Andiamo su animazione. Mostra F-curve. Andiamo più avanti, magari qui. Sempre. Spostiamoci nell'area, eccolo qui. Magari spostiamolo appena appena per non lasciarlo tutto allineare. Vedete? Per non lasciarla troppo dritta, altrimenti sono ferme anche loro. Vediamo com'è. Ok, magari portarla proprio alla fine del... Bene. Ok. A questo punto andiamo a crearci il nostro sfondo. Andiamo su qui gli oggetti, andiamo su sfondo. Creiamo un nuovo materiale. Colore. Mettiamo gradiente. Clicchiamo sul gradiente. Mettiamo 2D circolare. E vado a cambiare i colori. Un bel rosso. Aumento la turbolenza. Facciamo un 25%. La frequenza mettiamo 1.5. Se vogliamo vedere come funziona, per vederla animata, basta il tasto destro. Anima. Lasciate che carico la cachè. Ok. Per formarla di nuovo, anima. E andiamo a segnarlo allo sfondo. Ok, adesso vabbè, io sono stato un po' poco con le cellule. Vediamo, andiamo sul clona. Facciamo sul conto. Che sembrano un po' pochine. Faccio 400. Aumentiamo un pochino la luce. Andiamo sul gradiente.
70. Ok. Spostiamo anche l'elica un po' più centrale, rivolta alla camera. E magari anche più indietro. Andiamo qui sulle quattro viste. Spostiamoci un pochino. Andiamo anche sempre sul parametro casuale, sull'effettuatore casuale, andiamo sui parametri, mettiamo anche rotazione, accendiamo su rotazione e aumentiamo un po' i valori. Sì, allora. Andiamo su l'animazione, quella della posizione. E accendiamo anche i keyframe, tenendo il comma, selezionandoli tutti. Andiamo a 90. Mettiamo un po' i parametri così. Andiamo su questo le rotazioni possiamo giocarci un po' almeno. Sembrano un po' più omogenee, almeno si fa capire che si muovono in un liquido, se no. Ancora. Senza esagerare troppo, chiaramente, sennò poi. Un po' come viene. Lo mettiamo ancora sul clone. Qui ancora 500. Ok. Svuota. Ok. Ora possiamo prendere, andiamo su simulazione, particelle, un emettore, andiamo sulle quattro viste, prendiamo il nostro emettore, spostiamo tutto a destra,
girandolo. I 90 gradi. Andiamo sulle emittore. Mettiamo 1000. Scaliamo un po' più indietro. Duplichiamo la nostra cellula con Command o Control in Windows e gliela mettiamo dentro come figlio, l'emittore. Andiamo su emittore, particella, mostra oggetti, quantità, facciamo 100, inizio emissione e fine emissione, in questo caso facciamo 10 secondi, durata vita 20 secondi, velocità 150, poi vediamo. Rotazione, mettiamo 90 gradi. Ok, magari diminuiamo, mettiamo 80 e 80. Sempre con emittore, andiamo su simulazione, particelle, mettiamo turbolenza. Questa cosa è sui 5 centimetri, poi vediamo quanto se aumentare o meno la turbolenza. Aumentiamo, lo facciamo di 10. E diminuiamo gli oggetti nell'emittore, mi sembrano troppi. Facciamo 40. In scala sì, no. Però ingrandiamo un pochino forse le cellule. Andiamo su scala, scala appena appena. Vediamo com'è.
Un attimo capire qui perché mi sembra un po' troppo alto allora. Abbassiamo un po' l'emittore, portiamo la 600 qui di altezza. Ok, che altro aggiungere? Sì, a questo punto niente. Possiamo magari mettere una luce, sì, perché no? Mettiamo una luce infinita. Andiamo su luce, ombre morbide. Ok, vediamo quando c'è qui. Va bene. Ora, fatto questo, andiamo sulla parte finale del tutorial. Da qui possiamo aggiungere se volete, ma è una cosa in più che ho fatto io. In questo caso metto ancora. No, facciamo un mover testo. Metto 74. Allinea centrato. Vado subito a rendere modificabile. Tasto destro su Mograph, seleziona figli, rendi modificabile, seleziona figli, connetti più cancello. Andiamo sul punto di ancoraggio per modificare il punto di ancoraggio, dato che è sulla base, mettiamo in mezzo, riclicchiamo, portiamolo fuori dalla scena, dalla visuale che poi sarà della camera. Così va bene. Creiamo un keyframe. Spostiamoci appena appena di poco. Lo riportiamo giù. E di fronte. Un altro keyframe, però torniamo un momento su questo perché mi sono sbagliato, doveva stare dietro, quindi dietro. Ok, quando arriva. A metà. Lo abbassiamo addosso alla scritta. Lo farà una curva.
Torniamo ancora sul keyframe iniziale, perché è ancora troppo. Quindi dietro qua. E anche più in su. Spostiamoci ancora un pochino. Spostiamo indietro. Dobbiamo fargli insomma un arco. Keyframe. Torniamo sempre al keyframe iniziale e ruotiamolo in avanti. Keyframe. Andiamo. Keyframe. Portiamo addosso ancora di più la camera, poi sarà la camera. Ok, così va bene. Adesso sono un po' stretto ancora con i tempi, bisognerebbe aumentare un po'. Portiamo 12 secondi. A questo punto, quando arriva qui, dopo andiamo a modificare anche le particelle e tutto il resto. Quando sta per colpire il testo, qui già l'oltrepassa, quindi andiamo di un fotogramma indietro, andiamo su effettuatore casuale, aggiungiamo ancora un keyframe alla posizione per farli sfaldare, spostiamo di due keyframe e aumentiamo. Diamo 100. Diamo keyframe. Andiamo alla fine. Sì, facciamo 300. E 300. Keyframe, keyframe, keyframe. Andiamo di motore, su qui tutto a posto. Dopo fine missione mettiamo sempre 12, perché abbiamo aumentato in questo caso il tempo, quindi la fine missione deve essere 12 uguale. La durata vita va sempre bene. Ok, a questo punto non dobbiamo fare altro che mettiamogli un materiale a 74, c'è un nuovo materiale, mettiamo magari colore
viene, facciamo una riflessione, friends. Di 15 e 15 speculare un poco, vediamo come colore mi sembra un po' schifo. Possiamo fare anche poi un nuovo materiale, mettiamo colore alfa, mettiamo gradiente, lasciamo un nero di qui, il bianco, aumentiamo la turbolenza. Colore. Facciamo no, rosso, accendiamo perché sennò aggiungiamo anche questo al testo e lo mettiamo in proiezione cubica. Mettiamo la lunghezza della mappatura. Facciamo farlo anche magari più scuro. Ok, giusto per farvi capire, poi ognuno un materiale si fa, se lo crea come vuole. Bon, fino a qui ci siamo arrivati. A questo punto creo la camera. Un keyframe alla camera. Facciamo inseriamoci dentro. Keyframe. Facciamo 60, cioè 2 secondi. Spostiamo un pochino. Un altro keyframe, entriamo ancora, keyframe. Qui usciamo già un po'.
Qui facciamo tasto destro sulla camera, tag, cinema tag, mettiamo vibra, mettiamo posizione e scala. Andiamo un paio di keyframe indietro, vediamo la frequenza e frequenza della scala. Mettiamo dobbiamo mettere 0, 0, frequenza, frequenza. Andiamo su qui. Mettiamo un set, insomma, aumentiamo. Ancora keyframe. Poi 0. Insomma, di fare uno shake, un colpo alla camera. Abbassiamo la frequenza, mettiamo 50, 50 e 50. Ancora meno, 20, 20 e 20. Ok. A questo punto andiamo su il nostro settaggi di rendering, andiamo su output, mettiamo tutti i fotogrammi, andiamo su salva, mettiamo la nostra destinazione, mettiamo sangue, livelli TIFF, e alfa niente, poi andiamo su multipass, accendiamo multipass, andiamo su andiamo a scegliere il nostro multipass, quale sarà, e ho scelto profondità, che adesso qui non c'è più perché l'ho scelto prima, profondità e basta. Poi cosa manca ancora? Ah, giusto, poi su salva dobbiamo andare a salvare anche i livelli del multipass. Creiamo una nuova cartella, scrivo multipass, e metto profondità. Andiamo su File Compositing Progetto, andiamo su Salva, includi dati 3D. E salviamo il progetto per After Effects. Metto sangue e salvo. Ok, salvato. A questo punto chiudiamo e lanciamo il nostro rendering. Ok, fatto questo, passiamo poi ad After Effects, ci vediamo dopo.
Bene, ora finito il rendering con Cinema 4D, passiamo ad After Effects. Importiamo il nostro file di After Effects. Eccolo qui. Abbiamo la cartella con Multipass, rendering delle immagini e la composizione. Clicchiamo due volte, la importiamo. Andiamo subito, abbiamo il nostro rendering con i vari dati 3D, con la luce, la camera che abbiamo esportato. Andiamo subito sul multipass, prendiamo il nostro profondità, mettiamo sovrapponi. Andiamo su T, abbassiamo un po' l'opacità. C'è una luce soffusa più che sovrapponiva, più meglio. Selezioniamoli tutti e due, andiamo sul livello, precomposizione, scriviamo 1, andiamo su sempre profondità, mettiamo sovrapponi, tasto T per l'opacità. Abbassiamo ancora un pochino, portiamo a 25, sempre riselezionando tutti e due, livello per composizione, sempre 1. Fatto questo, riprendiamo ancora la nostra profondità e la portiamo sotto alla nostra precomposizione. Chiudiamo l'occhio. Andiamo su precomposizione, effetto, sfocatura e contrasto, mettiamo CC, vector blur, andiamo sul colore della mappa, mettiamo profondità e aumentiamo la nostra sfocatura, portiamola al 6% che va bene. Mettiamo su contrast lente, anche direzione centrale che è meglio, così rimane al centro, qui è meno sfocato sull'esterno. Fatto questo, possiamo andare già ad impostare alcuni valori del tipo facciamo, clicchiamo sull'orologino per impostare un keyframe quando appare la scritta, mettiamo a 2. Apriamo però qua sotto così almeno ce l'abbiamo sott'occhio bene il valore. Aggiungiamo un altro keyframe. Aspettiamo che si smonta la scritta. E ritorni verso la videocamera. E portiamo di nuovo a 6. Aggiungiamo un altro keyframe. Da qui aspettiamo che monta ancora la scritta e portiamola a 2.
da qui aggiungiamo ancora un keyframe. E da qui ammontiamo ancora a 6. Ora, fatto questo, possiamo aggiungere vari elementi. Del tipo portare altri elementi come in Action Essential che troverete sul sito della Video Copilot, dove ci sono vari video, noi quello che ci interessa adesso sono quelli del sangue. Per esattezza gli splat, portiamone un po', andiamo dove praticamente ci colpisce il 74. Prima che faccia lo shaker. Ok, qui andiamo a portare i nostri video sulla nostra composizione. Chiaramente trasciniamoli dove ci serve. Che inizi. Ok, spostiamo un pochino. Lo mettiamo qui. Premiamo S per scalarlo. Mettiamo sovrapponi. Quasi alla fine, facciamo Command o Control C più Control Command V, andiamo tasto destro, andiamo su tempo, blocca fotogramma. Diminuiamo. Poi trasciniamo magari un altro nella composizione. Questo qui lo spostiamo magari qui. Sempre la S per scalarlo. Ripetiamo la stessa cosa con quello di prima. Ctrl C, Ctrl V. Tempo. Sempre col tasto destro, tempo. Blocco fotogramma, trasciniamolo lungo fino alla fine, così rimane bloccato, altrimenti sparisce. Poi ne prendiamo un altro, vediamo. Questo è molto più lungo.
Quindi lasciamo così che a noi va bene. Trasciniamo il secondo, anche lui è bello lunghino, quindi non abbiamo bisogno di bloccare nessun fotogramma. Spostiamo un pochino. Un attimo a vedere questo, sovrapponi, proviamo con moltiplica, magari anche lui mettiamo sovrapponi, duplichiamo e command C, control, command V, scusate, spostiamo un pochino di qui, magari ruotandolo con la R. Anche lui sovrappone, no. Sovrappone, e sovrappone, ok, trasciniamo un altro. Questo lo portiamo di qui. Adesso lo scaliamo. Mettiamolo qua. Con lui facciamo questa cosa perché è troppo lungo, sempre tempo, dilatazione tempo e portiamo il valore a 50. Ancora meno. Tempo, dilatazione tempo. 25. Per far sì che non abbia un movimento scattoso, dato che l'abbiamo accorciato molto di tempo, accendiamo questi, attiva la fusione fotogrammi per tutti i livelli e accendiamo anche qui. Così non rimane scattoso il movimento. Beh, basta, tanto puoi aggiungerne altri. Vediamo questo, magari. Facciamo S. Ruotiamo con la R. E lo portiamo qui su. Mi piace di più. Ok.
avanti. Ok. Ok. Credo che sia tutto. Mettiamo un terzo. Dobbiamo fare se me la calcolo un'anteprima. Ok. Niente, fatto questo, poi un livello, tintonito, nero. Andiamo sulle maschere, strumento rettangolo. Selezioniamo la parte sopra. Ci abbassiamo con le frecce un pochino. Contrario dall'altra parte e facciamo le barre. Su sottrai. Ok. Abbiamo la nostra intro. Beh, detto questo, non ci resta che poi fare impostazioni, aggiungi a coda di rendering. Andiamo a dare la nostra quick time come volete voi e la posizione. Ok, vi saluto tutti, grazie per l'attenzione e al prossimo tutorial. Ciao ciao!